Amici, oggi per ritornare su console non fisse, vedremo una console che è veramente bella. Cos'è? Il Game Boy Advance. E noi vedremo questo gioco che è stato rilasciato dalla Rare. Vedete, il Game Boy Advance non ha fatto molto Rare. E posso dirvi che questo videogioco è bello, sempre la TUQ che pubblica sempre Rare, grande Rare, soltanto che adesso ha quello segno Microsoft. Questi sono gli ultimi giochi di Banjo. Iniziamo tutto da Banjo Pilot, che si chiama Banjo Pilot. Iniziamo da tutto dalla grafica. Com'è secondo me la grafica? Prima di passare alla grafica, vediamo se questo gioco ha una storia. No, non ce l'ha, perché nei titoli del genere così non c'è una storia e non ci può stare. A volte, per qualche mini storia recentemente oppure difficilmente la troverete. Solo che questa non c'era una storia, soltanto un titolo di corsistico. Che posso dirvi? È carino il gioco e vediamo che il motore grafico è tutto ambientato quasi in quinto tridimensionale. Potrebbe sembrare tridimensionale, ma nelle gare è tridimensionale. Può sembrare 3D, anche a volte i personaggi quando parleranno sono in 3D. Sono proprio disegnati bene, proprio come l'originale Nintendo 64. Che peccato, doveva uscire quello da Banjo Tree per GameCube, peccato. Ma comunque questo motore grafico va alla grande per un Nintendo Game Boy Advance, che è la prima volta che vi parlo, perché questo è un motore grafico dell'anno 2004. Buono, ma su Game Boy Advance non si può pretendere moltissimo, moltissimo, moltissimo. Ma potrebbe un pochino simile a Mario Kart, un pochino sto dicendo amici, perché ci stanno anche gli elicotteri. Altre cose, un pochino più diversamente a Mario Kart, un pochino più diverso, ma non conta. Abbiamo ambientazioni che sono belle, belle da vedere, e tutte belle, semplici come il vecchio Banjo, soltanto che si deve soltanto correre su un kart. Poi i sottofondi si passa tra musiche classiche già abbiamo visto in Nintendo 64, ma riadattate su Game Boy Advance. E i sonori, che posso dirvi? Sono belli, semplici e molto carini. Poi ho detto i sonori sono carini, ma vedremo soltanto. Non ci sono musiche dentro quando correremo, soltanto sentiremo il motore della nostra elicottero, aereo e macchina. E che posso dirvi di questo titolo? Soltanto che dovevo dirvi una cosa, nella grafica, dovevo dirlo, nella grafica i miei personaggi sono sempre rimasti quelli da classici. Questi sono gli ultimi titoli, le ultime tracce di vissute di Banjo. E che posso dirvi? Se vi piace Banjo, se molto, 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 e volete ancora ricordarvelo, prendetevelo assolutamente. Ma io me lo prendo perché anche a me piace. Però per avere un titolo di Banjo per Game Boy Advance, e questo c'è. Un'esclusiva Game Boy Advance, se vedete c'è scritto proprio la banda Only For, quando vedrete così cosiddetto copertina. E vedete che è una bella esclusiva, non proprio fantastica, ma bella. E
Posso dirvi altre cose. Secondo voi sulla giocabilità va bene? Certo che va bene, perché se l'avete già capito è un titolo corsistico, semplice e carino. E vediamo che i comandi rispondono bene, perché la Raiden su questo si centra proprio bene bene. E comunque, che posso dirvi? Al prossimo video, gente, e spero che vi sia piaciuta quest'altra mia recensione. Vedremo la prossima volta un altro videogioco, sinceramente. Sì, ancora. Comunque al prossimo video, gente. Ciao!